Allora, benvenuti al 26esimo incontro della serie Il Gesù che non hai mai conosciuto. È un grande piacere avervi, essere qui insieme di nuovo, avere proprio il privilegio di aprire questo libro meraviglioso, il Vangelo di Marco, e capire, scoprire, conoscere questo Gesù che non conosciamo, abbiamo detto, come dovremmo. Marco, in effetti, abbiamo iniziato adesso dalla seconda domenica di ottobre, e Marco, in effetti, nel suo Vangelo racconta la vita e le opere di Cristo, ma non lo fa come se stesse scrivendo una biografia. Infatti, lui non sta raccontando tutti gli aspetti della vita di Cristo, ma ha uno scopo ben preciso. Nello scrivere, aveva uno scopo ben preciso nello scrivere questo libro, e il suo scopo era proprio quello di dimostrare che Gesù è il figlio di Dio. Infatti, se vi ricordate, lui inizia proprio con questo, il suo Vangelo, proprio con questa affermazione che abbiamo detto è il titolo del Vangelo, inizia proprio così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Da quel momento in avanti Marco inizia a descrivere tutto ciò che era necessario e utile per raggiungere il suo scopo, per dimostrare che Gesù è il figlio di Dio. È molto interessante riflettere sul modo in cui l'autore, appunto Marco, di questo Vangelo ha selezionato le cose da scrivere. Voglio farvi un paio di esempi. Per esempio, in questo Vangelo, dal capitolo 11, versetto 1, fino alla fine del Vangelo, quindi il capitolo 16, descrivono, pensate, una vita, soltanto una settimana della vita di Gesù, la settimana della passione, naturalmente, l'apice degli eventi che riguardano il ministero di Gesù sulla terra. Naturalmente ci aspettiamo che questo sia così, sappiamo che la settimana della passione è una settimana carica di significato, però vorrei farvi un altro esempio, e cioè dal capitolo 3, versetto 20, e cioè adesso parliamo del passo in cui ci troviamo, proprio in questo momento, dal Vangelo di Marco al capitolo 3, versetto 20, fino al capitolo 5, versetto 20, questo passo, questi capitoli, questi versetti descrivono soltanto un giorno della vita e del ministero di Gesù. L'ho chiamato il giorno più lungo perché in effetti è un giorno in cui Gesù fa moltissime cose, tra cui quello che vedremo ancora oggi. Però capite, significa che 8 capitoli del Vangelo di Marco raccontano soltanto 8 giorni, 7 giorni più uno, una settimana più uno, della vita e del ministero pubblico qui sulla terra di Gesù. Trovato molto, molto interessante questo, appunto una prova ulteriore che i Vangeli non sono delle biografie. Non era mai lo scopo degli autori dei Vangeli di dirci tutto quello che sapevano sulla vita di Gesù. Infatti non sappiamo quasi nulla dei primi 30 anni della sua vita. Però questa è anche la prova che Marco, che è l'autore, Pietro, che è l'apostolo, dietro è il testimone oculare riguardo ai fatti raccontati nel Vangelo di Marco, ma soprattutto lo Spirito Santo, consideravano gli eventi di quel giorno che stiamo considerando adesso, ma soprattutto l'insegnamento che Gesù diede in quel giorno, estremamente importanti. E questo è il motivo per cui noi abbiamo descritto questo giorno quasi completamente da Marco. Gesù iniziò appunto il suo insegnamento in quel giorno famoso, almeno il suo insegnamento che è registrato nel Vangelo di Marco, perché Gesù aveva già insegnato la mattina altre cose di cui Marco non ci parla. Però Gesù iniziò con la parabola appunto del seminatore, detta anche la parabola dei diversi terreni, perché descrive, come vedremo, diversi terreni in questo paragone che Gesù fa. Però è una parabola che è anche chiamata da alcuni la parabola dei semi, per l'enfasi appunto che mette Gesù sulle diverse parti di seme che cadono nei diversi terreni.
E poi per altri ancora, questa qui è la parabola del raccolto, perché poi alla fine della parabola Gesù descrive il raccolto, un raccolto, ci sarà del raccolto, anche se questo è un tema che non viene sviluppato da Gesù. Ora, per noi stasera vogliamo chiamare questa parabola la parabola del seminatore e dei diversi terreni, perché in effetti l'enfasi che Gesù mette è proprio sui terreni, non tanto sul seminatore. Un commentatore ha scritto che questa parabola illustra l'offerta abbondante della salvezza di Dio e spiega il motivo per cui non tutti accolgono il messaggio di Gesù. Questo è il motivo principale per cui questa parabola si trova qui, il motivo principale per cui Gesù ha scelto di insegnare quella parabola. Ora, vi ricordo che il ministero di Gesù è un ministero che è durato 3 anni e mezzo, e i fatti che stiamo vedendo in questo brano, arrivati a questo punto, cioè questo rifiuto pubblico, no? Abbiamo visto alcune domeniche fa questo rifiuto pubblico, molto anche forte, un'opposizione molto forte da parte contro Gesù da parte dei religiosi, e poi che ha determinato appunto l'inizio dell'insegnamento in parabole, avviene nell'inverno del 29 d.C. E questo momento in cui Gesù inizia a raccontare, a insegnare in parabole, come ho detto anche domenica scorsa, segna una svolta, proprio una svolta nel suo ministero. Questo è anche il momento in cui inizia, diciamo così, l'ultima parte del suo ministero pubblico in Galilea, cioè nella zona nord di Israele, quella zona appunto proprio vicina, intorno al lago di Galilea. Il suo ministero pubblico era iniziato da circa 2 anni e mezzo, mancava ancora circa un anno, poco più di un anno al momento in cui lui sarebbe morto sulla croce, però appunto qui ci troviamo a un punto di svolta, a un momento di cambiamento segnato proprio da questa parabola, un momento di cambiamento nel modo in cui Gesù si rivolge e insegna alle folle. Nella sua divina saggezza, evidentemente, Gesù aspettò che ci fossero tanti diversi tipi di risposte a questo suo messaggio, a questa sua predicazione del regno di Dio, per poi raccontare questa parabola del seminatore, che spiega proprio perché le persone reagiscono in modi così tanto diversi al Vangelo ancora oggi. Risponde, in effetti, questa parabola risponde alla domanda perché non tutti credono al Vangelo, perché non tutti credono alla predicazione di Gesù, del regno di Dio. Troviamo la risposta proprio qui, nel capitolo 4 del Vangelo di Marco. Ora, voglio sottolineare il fatto che questa parabola non ci dice nulla riguardo a Cristo e non ci dice nulla neanche riguardo al seme, cioè al messaggio. Però questa parabola ci dice molto, moltissimo, anzi ci dice tutto sugli uomini, ci dice tutto sul cuore dell'uomo. Infatti voglio dirti questo, che se tu vuoi davvero conoscere una persona per quella che è, mettila davanti al messaggio del Vangelo. Se tu vuoi veramente conoscere chi è una persona, mettila davanti al messaggio del Vangelo e saprai di che persona si tratta. Questo è ciò che impariamo e che impareremo proprio dallo studio di questa parabola, che non terminerà con il messaggio di oggi, perché oggi vedremo soltanto la parabola in se stessa, ma poi vedremo anche il motivo per cui Gesù ha insegnato le parabole e poi vedremo proprio e studieremo la spiegazione che Gesù dà di questa parabola dell'interpretazione. Infatti, se vi ricordate appunto, e adesso lo leggeremo, abbiamo diviso questa parte, questo segmento in 3 parti, appunto la parabola del seminatore che Gesù racconta a tutti, poi c'è il proposito, lo scopo delle parabole che Gesù rivela a pochi, e poi appunto l'interpretazione della parabola del seminatore che vedremo tra 2 domeniche e che sarà appunto l'ultima parte, dai versetti 14 a 20. Adesso vorrei rileggere il brano, e così vi invito ad aprire la vostra Bibbia al Vangelo di Marco, capitolo 4, leggo dal versetto 1 al versetto 20, ma commenterò
questa sera soltanto i primi 9 versetti. Allora, Marco scrive: Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran folla si radunò intorno a lui, perciò egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde fra le spine e le spine crebbero e la soffocarono ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra e portarono frutto che venne su e crebbe e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse: chi ha orecchi per udire, oda. Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. Ed egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro: non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola, quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che quando odono la parola la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione e persecuzione, a causa della parola sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Come ho detto, questa sera ci concentriamo sui versetti da 1 a 9, dove appunto troviamo quelle che ho chiamato le due illustrazioni più efficaci che Gesù ci dà per riconoscere lo stato del nostro cuore. Infatti, le due illustrazioni di cui parla qui Gesù in questi versetti sono la prima, i tre terreni cattivi, e la seconda, in effetti, sono tre terreni buoni. Si tratta di un terreno buono che dà però, come vedremo, tre diversi raccolti. E quindi li ho chiamati, queste due illustrazioni così efficaci, le più efficaci che Gesù ci dà, i tre terreni cattivi, dal versetto 3 al versetto 7, e poi nel versetto 8 i tre terreni buoni, poi naturalmente ci sarà un avvertimento finale che vedremo. Quindi queste due illustrazioni più efficaci che Gesù ci racconta attraverso questa parabola hanno lo scopo di aiutarci a riconoscere lo stato del nostro cuore e anche il modo in cui io e te stiamo rispondendo a Dio. Questa è una parabola estremamente importante. Vorrei fare alcune osservazioni, diciamo così, preliminari, dopo averla letta appunto una volta. Quali sono le cose che ci saltano più all'occhio? Beh, innanzitutto vorrei farvi notare che la parabola del seminatore non inizia con il seminatore. La parabola del seminatore inizia infatti con un'esortazione ad ascoltare. Si tratta di un imperativo, di un comando al versetto 3: ascoltate, ascoltate. E poi inizia a raccontare la storia. Non soltanto questo, ma la parabola del seminatore termina anche con l'avvertimento rivolto a chi è in grado di ascoltare. Con un avvertimento rivolto a chi è in grado
di ascoltare. Questo dimostra proprio che la priorità di ascoltare è l'applicazione più importante che noi possiamo trarre da questa parabola. Non soltanto, ma nella parabola ci sono anche diversi elementi che adesso andremo a guardare meglio e che mostrano appunto che Gesù sta facendo in effetti un paragone. C'è appunto un seminatore, c'è il seminatore, c'è l'azione di seminare, notiamo in questa parabola, c'è il seme, poi ci sono questi diversi terreni appunto, c'è chi dice che sono 4 terreni, c'è chi dice che sono 6 terreni, io in questa parabola appunto ne vedo 6, poi c'è il frutto naturalmente, però poi di nuovo in questi paragoni che Gesù sta facendo ci sono le orecchie. Ci sono le orecchie con cui questa parabola si conclude, con questo appunto avvertimento e forte esortazione che vedremo più tardi. Iniziamo come sempre dal contesto, perché Marco nei primi 2 versetti ci spiega un pochino che cosa stava succedendo, ci aiuta a entrare in questa situazione, in questa scena. Allora, dal Vangelo di Matteo, al capitolo 13, versetto 1, se volete prenderlo, altrimenti... Pagina 965, ci dice, subito dopo aver raccontato la storia dell'incontro, vi ricordate l'incontro tra Gesù e la sua famiglia che era venuta da Nazareth per prenderlo e riportarlo a casa, anche se non riuscirono nel loro intento, però ci viene detto da Matteo, ci viene dato questo dettaglio proprio nel versetto 1 del capitolo 13, dice che in quel giorno, cioè in quello stesso giorno, in quel famoso giorno più lungo di cui stiamo parlando, che Marco descrive appunto nel capitolo dal 3 al 5, che Gesù inizia a raccontare questa parabola. È proprio in quel giorno in cui quegli scribi lo hanno attaccato, lo stesso giorno in cui appunto questi scribi scesi da Gerusalemme lo hanno accusato di essere indemoniato e di essere in combutta con Satana, quello stesso giorno in cui era arrivata la famiglia, che era partita presto, possiamo immaginare, da Nazareth per arrivare intorno a mezzogiorno, forse ci troviamo intorno a quell'ora lì, poco dopo mezzogiorno, e Gesù inizia a insegnare appunto questa parabola. Notate però come inizia Marco il suo racconto, adesso torniamo al capitolo 4 di Marco, versetto 1. Marco inizia il racconto dicendo: Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Ora, se vi ricordate, Gesù aveva iniziato a insegnare in Galilea nella sinagoga che si trovava a Capernaum. E c'era un problema adesso. I suoi ascoltatori erano diventati troppo numerosi, la sinagoga non bastava più, e così queste folle, che erano diventate così grandi, potevano essere contenute soltanto in un posto vasto, e quindi troviamo a questo punto Gesù vicino al lago di Galilea, sulle rive del lago di Galilea. Naturalmente questa non è una scena nuova, perché abbiamo già visto Gesù insegnare nei pressi del lago di Galilea. Però Marco a questo punto ci dice che c'era appunto una gran folla che si radunò intorno a lui. Ora, sappiamo che questa gran folla era composta, sappiamo dal versetto 10 più avanti, che era composta dai suoi 12 apostoli, dai 12 discepoli. Sappiamo che c'erano anche altri che lo seguivano, altri discepoli che non facevano parte dei 12. Però da Luca, che ci racconta un altro passo parallelo di questo brano, Luca capitolo 8, versetto 4, sappiamo che quel giorno c'erano persone che accorrevano da ogni città della Galilea. Quindi questa gran folla, ci dice Luca 8, 4, che era composta, questa gran folla, da tantissime persone che erano accorse per ascoltare l'insegnamento di Gesù da ogni città della Galilea intorno. Forse vi ricorderete che Gesù nel capitolo 3 al versetto 9 aveva chiesto ai suoi discepoli, in una situazione simile a questa nei pressi del lago, di tenere pronta una barca così che lui
potesse proteggersi a causa della folla, perché la folla lo pressava, volevano vederlo, volevano toccarlo, volevano vedergli fare dei miracoli, volevano essere guariti, e la salute di Gesù era in pericolo, la sua incolumità era in pericolo, e così aveva chiesto ai discepoli di tenere pronta una barca a causa della folla. Però lì, in quel caso lì, Marco non ci dice se usò o meno la barca, però in questo caso ci dice chiaramente che Gesù, montato sulla barca, Gesù in questo caso montò sulla barca, sempre nel versetto 1, dice: perciò egli, montato su una barca, che in questo caso non gli serve evidentemente per proteggersi, quanto per usarla un po' come pulpito, perché poi da qui a poco lui avrebbe iniziato a insegnare. Gesù infatti sale sulla barca, assume la posizione del rabbino, dell'insegnante, si mette seduto e rivolto verso questa folla. Marco aggiunge ancora un dettaglio e ci dice che mentre tutta la folla, quindi Gesù è sulla barca sul mare di Galilea, e Marco aggiunge questo dettaglio dicendo: mentre tutta la folla era a terra sulla riva. Ora, vi ricordo che ci troviamo vicino a Capernaum, sempre a nord del lago di Galilea. Era probabilmente un'insenatura, una baia, vicino al punto, molti commentatori sono convinti che ci troviamo un po' vicino al punto in cui il Giordano entrava nel mare di Galilea, e dove c'è ancora oggi una grande baia con una collina soprastante. Molti sono convinti che si tratti della collina dove Gesù aveva insegnato il famoso sermone sul monte, però era un posto strategico ed era un posto ideale per insegnare a una folla così grande come descrive Marco. Ora, in una situazione così, vi chiedo, qual era, in una situazione così appunto, il fattore più importante di cui Gesù avrebbe dovuto tenere conto? Qual era il fattore più importante in una situazione così? Dice, ma ci potrebbero essere tanti fattori importanti. Beh, il fattore importante, anche pensando al contesto, no? E al tema di questa parabola, era proprio l'ascolto. Era molto importante l'acustica. L'acustica sarebbe stata molto importante a quel punto, perché Gesù voleva iniziare a insegnare qualcosa di estremamente importante. E così Marco va avanti in questa spiegazione e dice che appunto lui si sedette, Gesù era seduto, vi sedette stando in mare. Gesù seduto su questa barca, la barca sul mare, è stato provato, la barca si trova a circa 10 metri sul mare, lontana dalla costa. Quello è il momento migliore, cioè l'ideale, diciamo così, è il momento in cui c'è l'effetto acustico migliore. Perché? Perché l'acqua è un conduttore per il suono, che quindi raggiunge queste persone che si trovavano lì davanti a Gesù sulla riva. E infatti Gesù inizia a insegnare, e stiamo parlando di migliaia di persone che avevano bisogno di ascoltare questa parola. E al versetto 2 Marco ci dice che egli insegnava loro molte cose in parabole. Marco in realtà riporta soltanto tre parabole nel suo Vangelo a questo punto, almeno: la parabola del seminatore, poi la parabola del seme che cresce misteriosamente durante la notte, vedremo anche quella parabola lì, e poi la parabola del granello di seme. Ora vi ricordo ancora che parabola, questa parola parabola, significa letteralmente mettere qualcosa al fianco di. Ora, stiamo parlando di un'analogia, un paragone. Quando Gesù raccontava una parabola, stava facendo un'analogia. Un commentatore la descrive così: la parabola è un discorso il cui significato non si trova in superficie, ma richiede una ricerca, un'indagine, uno studio. Io ho aggiunto, richiede anche una spiegazione, in effetti. Ma si trattava di racconti, appunto, lo ripeto, un discorso il cui significato non si trova in superficie, ma richiede una ricerca, un'indagine, uno studio attento.
Per capire una parabola devi scavare, devi cercare di capire, devi pensarci, devi meditarci, soprattutto se queste parabole non erano spiegate. Insomma, il significato di una parabola non era immediato. E così Gesù a questo punto, in questa situazione, inizia a insegnare e Marco prosegue e conclude il versetto 2 dicendo: e diceva loro nel suo insegnamento. Gesù a questo punto, quando inizia a insegnare, Gesù inizia a insegnare queste folle con questa parabola. Ci sono quattro fattori che ci dicono in effetti che questa parabola era estremamente importante. L'importanza di questa parabola è dimostrata da quattro fattori. Il primo fattore è che questa parabola si trova in tutti e tre i Vangeli, quelli che ho chiamato sinottici, quindi nel Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca. Ho trovato interessante, forse troverete anche voi interessante, che nel Vangelo di Giovanni non ci sono parabole. Giovanni non ha riportato, non ha registrato nessuna parabola, non era il suo scopo di riportare le parabole di Gesù. Comunque questa parabola è importante, capiamo che è importante perché si trova in tutti e tre i Vangeli sinottici, non solo, ma è la prima parabola in tutti e tre i Vangeli. Il terzo fattore è Gesù stesso dice che questa era la parabola che avrebbe aiutato a decifrare tutte le altre parabole, se vi ricordate, lo dice nel versetto 13, dice ai suoi discepoli: non capite questa parabola, come comprenderete tutte le altre parabole? Quindi lui sta dicendo che questa parabola era importante perché avrebbe aiutato a decifrare tutte le altre. E poi sappiamo che è importante perché Gesù la spiega. Abbiamo letto appunto nei versetti dal versetto 15 al versetto 20, cioè nell'ultima parte del brano che ho letto, Gesù dà proprio una spiegazione ai suoi discepoli di questa parabola. Questi quattro fattori ci aiutano a capire quanto questa parabola sia importante. Ora, perché Gesù inizia a insegnare questa parabola? Come vi ho detto, uno dei motivi è che questa parabola illustra il modo in cui le persone, gli uomini, rispondono al Vangelo, rispondono all'insegnamento della parola di Dio. Così adesso al versetto 3 inizia il racconto della parabola e qui vediamo la prima di queste due illustrazioni più efficaci per riconoscere, come ho detto, lo stato del tuo cuore e il modo in cui stai rispondendo a Dio. Quindi questa è la prima delle due illustrazioni che Gesù ci offre, in effetti, per riconoscere lo stato del nostro cuore e il modo in cui stiamo rispondendo a Dio. Guardate, la parola di Dio è sempre molto pratica e lo scopo della parola di Dio per noi è quello sempre di capire che cosa vuole insegnarci e come possiamo metterla in pratica. Quindi Gesù inizia con questa prima illustrazione dei primi tre terreni, che sono i tre terreni cattivi. Li ho chiamati i tre terreni cattivi, dal versetto 3 al versetto 7. Ora, prima di vedere i tre terreni, voglio sottolineare che questa parabola riflette perfettamente il contesto della Palestina. Perché? Perché la Palestina, in modo particolare la Galilea, era una zona che viveva di agricoltura, viveva di pesca, naturalmente c'era il mare di Galilea, ma viveva soprattutto di agricoltura. C'erano molti campi lavorati. Gesù non sceglie a caso questa storia a questo punto. Infatti si trattava di una situazione estremamente familiare per quelle persone a cui lui stava parlando. E in Israele c'erano quattro tipi diversi di coltivazione. In Israele veniva coltivato prima di tutto l'orzo, e questo soprattutto nella zona a sud, coltivavano appunto l'orzo. Poi in Giudea e intorno a Gerusalemme coltivavano l'uva, c'erano delle vigne. Poi c'erano olivi appunto, in tutto il paese, ma specialmente in Samaria, che era la zona, diciamo, più centrale della Palestina. E poi il grano, in modo particolare, nella zona appunto della Galilea più a nord. Versetto 3 inizia adesso questa parabola, appunto. Gesù inizia dicendo, proprio inizia con queste parole: ascoltate
il seminatore uscì a seminare. Naturalmente è una bellissima immagine che rievoca tante cose anche importanti. Il seminatore parla dell'importanza proprio di seminare. Pensiamo al fatto che senza la semina non c'è cibo, non c'è pane, non c'è vita. È un'illustrazione estremamente importante, però quando pensiamo al seminatore, a questa scena che Gesù ci racconta, la premessa importante è dire che un contadino, prima di seminare, che cosa faceva? Preparava il terreno. Dobbiamo immaginare questa scena, un contadino che aveva già preparato il suo terreno. Questo lavoro il contadino in quella zona, appunto in Palestina, lo faceva verso la fine dell'autunno, nei mesi di ottobre e novembre. Questo era il momento della preparazione. Attaccava l'aratro a un paio di buoi, questo era il modo in generale in cui lo facevano, e preparava il terreno, cominciava a arare questo campo. Una volta arato questo terreno, una volta preparato il terreno, c'erano tre tecniche, almeno tre tecniche per seminare il seme. Se il campo era un campo piccolo, il seminatore seminava a mano, con la mano sinistra teneva aperta questa sacca che aveva una specie di grembiule e con l'altra seminava questo seme. Se il campo era più grande, quello che faceva un contadino spesso era di fare un buco nella sacca e della dimensione dell'intensità di seme, della misura di seme che lui voleva spargere, e così avanzava e camminava con questo seme che usciva da questo buco che aveva fatto nella sacca. Se il campo era invece molto grande, di solito quello che un contadino faceva era che attaccava appunto questa sacca, in generale una borsa ancora più grande, a dei buoi che poi tracciavano appunto e li guidavano naturalmente per la semina lungo il campo. La cosa più importante in questo processo della semina era che questi semi gettati non dovevano rimanere a vista. Non dovevano rimanere a vista, perché se rimanevano a vista, sapete che cosa succedeva? Arrivavano gli uccellini e se li mangiavano, li avrebbero mangiati, li avrebbero portati via. Perciò spesso il contadino, il seminatore, era seguito da qualcuno dietro lui. Lui seminava e dietro lo seguiva qualcuno che copriva questo seme con la terra, così che questi uccelli non arrivavano e mangiavano il seme. Ora, il punto della storia, come ho detto prima, non è il seminatore. Ecco perché non vogliamo perdere troppo tempo sul seminatore, anche se è una bellissima immagine. Il punto della storia non è neanche il seme. Il punto della storia che Gesù qui racconta, in effetti, è il terreno in cui il seme cade. Infatti, se notate, se avete notato, il seminatore e il seme non cambiano. Sono sempre loro, sono sempre gli stessi. Ma il risultato di questa semina di cui Gesù parla in questa parabola dipende dal terreno che riceve il seme. Perciò ecco il motivo per cui abbiamo chiamato questa parabola, forse più e meglio che la parabola del seminatore, la parabola dei diversi terreni. Allora, iniziamo con il primo terreno cattivo, come li ho descritti, ed è il terreno duro, la strada. Versetto 4, Marco scrive: Mentre il seminatore seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Ora, dovete immaginare che all'epoca non c'erano delle recinzioni intorno a questi campi, non c'erano delle protezioni tra un campo e l'altro. I campi non erano protetti. Per raggiungerli c'erano dei sentieri per terra, battuti, delle stradine, diciamo così, che servivano per spostarsi appunto e che delimitavano anche questi campi. D'altro canto, anche all'interno, per spostarsi all'interno di un campo, soprattutto quando era molto grande, il contadino stesso preparava altri sentieri così che potesse attraversare il suo campo senza calpestare quello che lui aveva già seminato. Ora, questi sentieri potete immaginare che a forza di camminarci sopra diventavano molto, molto duri, e il seme, quando cadeva,
e se cadeva su queste stradine non poteva penetrare. Però qui, se notate al versetto 4, Gesù ci parla di un altro problema. Dice che gli uccelli vennero e mangiarono questo seme caduto su questo terreno duro, su questa strada. A questo punto della parabola noi non sappiamo a che cosa si riferiscono gli uccelli, non abbiamo ancora la spiegazione, però sappiamo che questo è quello che viene, e tutti sapevano che questo è ciò che succede. Però c'è una parola che voglio sottolineare a questo punto: quando Gesù dice che gli uccelli vennero e lo mangiarono, questa parola mangiarono esprime un concetto molto forte, perché parla letteralmente, dice che divorarono il seme. Significa che questo seme caduto su quel terreno duro, la strada, che non soltanto il seme non penetrava nella strada, ma veniva proprio divorato, portato via per sempre da questi uccelli di cui qui Gesù parla. Questo è un dettaglio importante quando considereremo il significato di questa parabola. Quindi il primo terreno che Gesù descrive al versetto 4 è un terreno duro, che non soltanto non, in cui il seme non penetra, ma poi arrivano questi uccelli e portano via il seme che era rimasto lì in superficie. Vediamo il secondo terreno. Gesù descrive nei versetti 5 e 6 il terreno poco profondo. Dopo il terreno duro, il terreno poco profondo. Lui dice al versetto 5: un'altra cadde, un'altra parte di seme cadde in un suolo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma quando il sole si levò fu bruciata e non avendo radice, dice, inaridì. Ora qui sta parlando di un terreno, un suolo roccioso, però non dovremmo immaginare un campo in cui ci sono tutte pietre. Non è questa l'immagine che Gesù qui sta raccontando, perché nessun contadino avrebbe seminato in un campo in cui c'erano delle pietre. Faceva parte di preparare il terreno, come diceva prima appunto Romano, togliere le pietre era parte di preparare questo terreno per la semina. Qui Gesù sta parlando in effetti di uno strato di pietre che si trovava sotto terra, che non era visibile e che neanche l'aratro passando, l'aratro che riusciva ad andare forse 10, 15 centimetri, 20 centimetri, ma anche l'aratro passando non era riuscito a rimuovere. E questo era un problema molto comune in Israele, un problema ancora oggi comune in Israele. Perché? Perché è una terra dove ci sono moltissime rocce proprio sotto, che non si vedono. Ho letto una frase appunto che dice questo, dice: le pietre e i cardi sono tipo di spine, piante proprio spinose, le pietre e i cardi che tuttora infestano i campi della Palestina sono leggendari. Questo per farvi capire un po' qual era la situazione di questi terreni della Palestina anche all'epoca. Ora, questo seme, in questo terreno che abbiamo definito un poco profondo, veniva seminato e poi coperto, no? Gesù qui dice che sarebbero successe due cose con questo seme caduto nel terreno superficiale. Dice che subito spuntò, notate al versetto 5, nella seconda parte, dice e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Di che cosa sta parlando qui Gesù? Qui dice che poiché la radice non poteva svilupparsi, non poteva crescere a causa di queste rocce che si trovavano sotto, allora la pianta metteva in qualche modo la sua energia per andare in alto, per svilupparsi in alto. E così spuntava fuori, diciamo così, velocemente, più velocemente delle altre piante. Se noi avessimo assistito a questa scena avremmo visto spuntare quelle spighe in quelle parti di terreno roccioso, appunto più velocemente delle altre, e avremmo pensato che si trattasse del raccolto migliore. Avremmo pensato, wow, queste piante sono uscite fuori subito, sembrano essere proprio le più sane, le migliori. Ma non era in realtà così,
Infatti lui ci dice subito dopo che questa mancanza di profondità della terra avrebbe prodotto un altro effetto. Dice: ma quando il sole si levò, fu bruciata e non avendo radice in aridità. Quando il sole si levò, naturalmente qui Gesù non intendeva dire il giorno dopo, ma significa che quando la stagione delle piogge si sarebbe placata e il sole avrebbe fatto la sua comparsa e iniziato a picchiare, quelle piante che in apparenza sembravano così sane e rigogliose furono bruciate. Dice: furono bruciate non avendo radice in aridi. Queste piante, a causa del terreno così basso, non avevano radice, appunto vengono bruciate e inaridiscono. Questo è il secondo tipo di terreno, il risultato del secondo tipo di terreno. E questo ci porta all'ultimo tipo di terreno, il terreno spinoso. Al versetto 7, Gesù dice: un'altra cadde fra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Anche il problema di cui parla qui Gesù non sarebbe stato un problema facilmente riconoscibile. Non dobbiamo anche qui pensare che un contadino avrebbe seminato dove c'erano le spine. No, un contadino che avesse preparato il terreno sapeva che con l'aratro appunto poteva penetrare fino a un certo punto. Però il problema con queste spine o con questi cardi erano proprio le radici. In questo caso venivano tolte le piante, ma rimanevano le radici. Rimanevano le radici di queste piante spinose. E quindi il suolo di nuovo sembrava buono, sembrava un buon terreno, ma sotto c'erano queste radici che crescendo, ricrescendo poi insieme a questo seme che il seminatore avrebbe gettato, questo seme sarebbe stato soffocato. Gesù conclude dicendo che soffocarono le spine ed essa, questa parte di seme, non fece frutto. Queste radici delle spine avrebbero preso il nutrimento che era destinato al seme e il seme sarebbe rimasto improduttivo. Non so se avete notato, ma c'è un po' una progressione in questi tre terreni che ho chiamato cattivi, perché nei fallimenti dei primi tre terreni, appunto, Marco vuol mettere in evidenza qui una progressione. Nel primo caso la pianta non è mai iniziata, non è mai nata, il seme è stato addirittura portato via. Nel secondo caso la pianta inizia, spunta, ma muore. Nel terzo caso la pianta sopravvive, ma dice che non porta frutto. Se non porta frutto implica il fatto che la pianta aveva sopravvissuto, ma non c'è un frutto, c'è una progressione. Che fine fa il seme? Appunto, nel primo caso viene mangiato dagli uccelli, nel secondo caso viene bruciato dal sole e nel terzo caso viene soffocato dalle spine. Nessuno di questi terreni aveva soddisfatto evidentemente il seminatore. Il seminatore aspettava il frutto, ma qui da questi primi tre terreni non c'è frutto. Ora, dopo questi primi tre terreni cattivi, vogliamo vedere la seconda delle due illustrazioni più efficaci che Gesù ci dà per riconoscere lo stato del nostro cuore e il modo in cui stiamo rispondendo a Dio, perché non vogliamo ricordare che questa analogia, questo paragone che Gesù sta facendo, sta descrivendo i nostri cuori, sta descrivendo i cuori di tutta l'umanità, i cuori degli uomini che compongono l'umanità, che hanno composto l'umanità dalla sua creazione fino alla fine dell'umanità, sono descritti da questi sei terreni che stiamo vedendo in questa illustrazione. I primi tre li abbiamo già visti, abbiamo visto i terreni cattivi. Ora arriviamo alla seconda illustrazione, cioè il terreno buono, i tre terreni buoni. Versetto 8, Gesù dice: altre parti caddero nella buona terra, portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Ho trovato molto incoraggiante riflettere su questo versetto, perché qui dice che la maggior parte del seme che il seminatore aveva preparato
sarebbe caduto nel terreno buono che aveva lavorato. Era terra buona, era terra profonda, quindi era terra in cui non c'erano rocce sottostanti, non c'erano neanche spine, e il risultato, dice Gesù, che sarebbe stato un buon raccolto con diverse rese. All'epoca una buona resa veniva definita in un rapporto di 8 a 1, e 8 a 1 sarebbe già stato considerato un ottimo raccolto, 1 il seme, 8 sono appunto il frutto che sarebbe venuto da questo seme. Ma qui Gesù parla del 30 addirittura, parla del 60, che sarebbe già stato grandioso, ma poi aggiunge il 100. Il 100 che è un risultato, un raccolto straordinario. E vorrei sottolineare una cosa nel versetto 8, se notate, dice che appunto altre parti di questo seme caddero nella buona terra, portarono frutto, e poi dice che venne su e crebbe. Questo frutto venne su e crebbe, parla di una crescita costante, continua. Dal contesto della parola di Dio non si tratta di un miracolo, ma comunque del risultato della benedizione, appunto, dell'opera di Dio. Ora, questa è la storia, questa è in effetti la parabola del seminatore, magari tu stai pensando, beh, tutto qui. Beh, questa è la storia che Gesù ha raccontato, questo è tutto ciò che Gesù disse a quelle folle, quelle migliaia di persone radunate quel giorno più lungo del ministero di Gesù. Però chiamare la parabola del genere umano è un buon nome, un buon titolo. Seminatore è un buon titolo. Voi stasera perlomeno avete, per quanto fallace, avete ricevuto la mia spiegazione. Ma quelle folle non avevano ricevuto neanche questa spiegazione, non avevano ricevuto neanche questo commento che avete ascoltato da me stasera. Però, se vi ricordate, Gesù aveva dato un indizio molto importante a queste folle, un indizio importantissimo proprio all'inizio di questa parabola. Gesù gli aveva detto: ascoltate, prima di iniziare a raccontare questa storia. L'enfasi di Gesù era sull'ascoltare. E naturalmente non stava parlando del fatto di sentire il suono delle parole, naturalmente quello era necessario, ma stava parlando di quanto sia stato e di quanto fosse importante comprendere il messaggio che lui stava dando. Come vedremo quando, tra due domeniche, nella spiegazione della parabola, nei versetti 15, 16, 18 e 20, potete girare la pagina e vedere, la parola chiave è proprio udire. La risposta dei quattro diversi terreni, o dei sei diversi terreni, arriva sempre dopo aver udito. Quindi l'enfasi qui è proprio sull'udire. E poi notate al versetto 24, sempre del capitolo 4, ancora lui ripete questa frase: badate a ciò che udite. Questo concetto di fare attenzione, di ascoltare attentamente, di badare a ciò che udite. Però appunto la cosa più importante a questo punto, subito dopo la storia, il racconto della storia, arriva al versetto 9, l'ultimo versetto che vediamo questa sera, dove Gesù dice, concludendo questa storia, chi ha orecchi per udire, ora. Lo ripete ancora al versetto 23, se girate pagina, se uno ha orecchi per udire, ora. Vedete quanta enfasi Gesù sta mettendo sul fatto di ascoltare, di udire. Ora, questa è una delle espressioni che Gesù nel suo ministero, durante il suo ministero, ha usato di più. La troviamo 8 volte nei Vangeli. Dovremmo chiederci, ma da dove viene questa espressione che Gesù ha usato? Sicuramente nell'Antico Testamento troviamo delle espressioni simili che fanno riferimento, appunto, espressioni attraverso le quali Dio aveva esortato o messo in guardia il suo popolo Israele. Per esempio, se volete prendere Geremia capitolo 5, versetto 21, pagina 744, il libro del profeta Geremia, capitolo 5,
versetto 21, pagina 744. Il versetto 21 dice: ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore. Hanno occhi, ma non vedono. Hanno orecchi, ma non odono. Notate come è un contesto molto simile, dove Dio qui parla dell'ascoltare e dove ancora parla di questi occhi che non vedono, di queste orecchie che odono ma non ascoltano. Dio qui stava riprendendo, in effetti, il suo popolo al tempo di Isaia, perché ascoltava, al tempo di Isaia, di Geremia anche, perché ascoltava ma non comprendeva. I suoni, diciamo così, entravano nel padiglione uditivo, sentivano le parole, ma queste parole nel popolo di Dio, in quel momento storico, non producevano un cambiamento. Vorrei chiedervi di adesso prendere il libro di Ezechiele, al capitolo 12, a pagina 824. Ezechiele 12, un altro libro di un altro profeta, in cui il profeta si rivolge da parte di Dio di nuovo al popolo di Israele. Ezechiele 12, 2, e gli dice così: figlio d'uomo, tu abiti in mezzo a una casa ribelle, la casa di Israele, che hanno occhi per vedere ma non vedono, orecchi per udire ma non odono, perché sono una casa ribelle. Ascoltate la parola di Dio, è perché avevano un cuore ribelle. Questo è il primo indizio, in effetti, che Gesù sta dando. Dice: chi ha orecchie. Torniamo adesso a Marco, appunto, capitolo 4, versetto 9, questa frase, questo avvertimento così importante: chi ha orecchi per udire, ora. Queste sono parole oggi rivolte a noi. Queste sono rivolte a noi. È anche un invito, è un invito a noi. Era un invito all'epoca, è un invito a noi. Gesù stava dicendo: smettete di essere come le persone al tempo di Geremia. Basta essere come le persone al tempo di Ezechiele. Umiliatevi e iniziate ad ascoltare e a ubbidire la parola di Dio. Smettete di essere ribelli. Questo è quello che in effetti Gesù qui stava dicendo. Però questo è tutto ciò che quelle persone, quelle folle, quella gran folla quel giorno avevano ascoltato da Gesù. Chi ha orecchi per udire. La volontà di Gesù è che comprendiamo profondamente il suo insegnamento, però quello che capiamo proprio da queste parole che lui disse, in conclusione di questa parabola, è che quel giorno la maggior parte di quelle persone che componevano quella gran folla, radunata davanti a Gesù, non ascoltava. Non ascoltava. Infatti non dice, nel versetto 10, che quelle folle andarono da Gesù per fargli delle domande. Dice che soltanto i suoi discepoli e pochi altri andarono da lui per interrogarlo. E qual era il motivo per cui quelle folle non avevano compreso l'insegnamento di Gesù? I loro cuori ribelli, dice la parola di Dio. Erano troppo presi dalle cose di questa vita. Erano troppo presi da se stessi. Qui Gesù dice chiaramente che ascoltare con superficialità la sua parola ci porterà sempre a fallire lo scopo, ci porterà sempre a non comprendere quello che Dio vuole dirci. Venire ad ascoltare la parola di Dio avendo già deciso quello che vogliamo fare ci renderà necessariamente sordi davanti a quello che Dio vuole dirci. Se veniamo ad ascoltare la parola di Dio ma abbiamo già deciso quello che noi vogliamo fare e quello che noi non vogliamo fare, ci renderà persone sorde riguardo a quello che Dio vuole dirci. Venire con questo atteggiamento significa necessariamente che il seme piantato verrà portato via per sé. Ricordate proprio quel primo terreno duro: gli uccelli arrivano, lo portano via,
qualunque sia l'interpretazione appunto degli uccelli, che poi vedremo. Ecco perché tanti stavano rifiutando Gesù, pur avendo visto i miracoli straordinari che lui faceva. Ecco perché tanti continuano a rifiutare Gesù oggi, dopo aver ascoltato il suo messaggio. Il problema non è Gesù, il problema non è il suo messaggio, capiamo da questa parabola, il problema è il loro cuore ribelle. Avevano orecchie, ascoltavano, ma non comprendevano quello che Dio voleva dire loro. Non volevano che Dio interferisse con la loro vita. Ho detto all'inizio che questa parabola descrive il modo in cui il messaggio di Gesù, il Vangelo, viene ricevuto. Ho chiamato le due illustrazioni più efficaci per riconoscere lo stato del nostro cuore e il modo in cui stiamo rispondendo a Dio. Questo è un esame personale, un esame che ciascuno di noi deve fare. Quel giorno la maggior parte delle persone presenti erano persone non credenti, erano persone che non stavano seguendo Gesù, erano probabilmente dei curiosi, erano persone che volevano vedere, ricevere miracoli, volevano vedere Gesù fare cose strabilianti. Ma Gesù era venuto per predicare, e questa era la sua priorità, e per insegnare sul regno di Dio, e lui lo fece. Lui lo fece. E insegnò qualcosa che richiedeva molta attenzione. Insegnò qualcosa che richiedeva non un ascolto superficiale, ma una riflessione ponderata. Mi sono chiesto, ma quante persone ci sono oggi in Italia pronte ad ascoltare intanto questo insegnamento di Gesù e a ponderare questo insegnamento di Gesù? Quanti italiani presi dalla politica, per esempio, quanti italiani oggi convinti che la politica o un leader politico sia e sarà la soluzione dei nostri problemi, sono pronti a ponderare la verità della parabola del seminatore? Quanti? Quanti italiani preoccupati di non arrivare alla fine del mese, o persone preoccupate seriamente, giustamente, per aver perso il lavoro a 50 anni, per esempio, senza che sappiano cosa fare nel futuro, sono veramente pronti ad ascoltare? Dio lo sa, sicuramente Dio sa quanti italiani sono pronti ad ascoltare, a ponderare suo insegnamento, la parabola del seminatore. Certamente il finale di questa parabola ci incoraggia, il finale di questa parabola mi incoraggia, anche nel lavoro che facciamo domenica dopo domenica, attraverso questi incontri di semina, qui seminiamo la parola di Dio. Perché Gesù stesso dice che ci sarà, ci fu e ci sarà un raccolto abbondante, molto frutto. La domanda è, ma quanti tra di noi qui hanno ascoltato nel modo in cui Gesù richiese? Beh, nel tempo lo vedremo, perché o vedremo la tua pianta, queste piante che sono qui adesso presenti, portare frutto, crescere costantemente, oppure le vedremo a un certo momento seccarsi, morire, sparire. Però in questa parabola, come avete capito, c'è molto di più di quanto possiamo immaginare, o potevamo immaginare. E quello che Gesù ci dice è che faremo bene ad ascoltare. Perché il modo in cui ascoltiamo la rivela stato del nostro cuore. Il predicatore ha detto questa frase, ha detto: i peccatori pensano di ascoltare la parola di Dio ed essere i giudici della parola di Dio, ma è sempre la parola di Dio il giudice del peccatore. Quanto aveva ragione. Ve la ripeto: i peccatori pensano di ascoltare la parola di Dio ed essere i giudici della parola di Dio, ma è sempre la parola di Dio
giudica il peccatore. Molte volte veniamo a un incontro come questo, lo ascoltiamo e poi giudichiamo quello che dobbiamo ascoltare. Questo predicatore non era molto interessante, mi piacciono altri predicatori, non è il mio predicatore preferito, oppure non sono d'accordo con quello che ha detto, ma quella era soltanto la sua opinione. No, non può essere, adesso ha detto proprio un'esagerazione. O questo era valido soltanto ai tempi dell'Apostolo Paolo, era parte della loro cultura, oggi non è più valido. Quanti commenti di questo tipo ho sentito dopo l'ascolto della parola di Dio? In realtà, quello che Gesù ci dice in questa parabola è che mentre gli uomini fanno questo tipo di ragionamenti, mentre gli uomini reagiscono in questo modo alla predicazione della parola di Dio, la parola di Dio, dice Gesù, li sta giudicando e sta dimostrando che non hanno orecchie per udire, perché hanno un cuore ribelle. Quello è il motivo. Un cuore che non vuole sottomettersi alla parola di Dio, un cuore che sta cercando delle scuse per non ubbidire. Forse troverai incoraggiante sapere che, per esempio, un mio amico pastore ha ascoltato la predicazione della parola di Dio per 18 anni, era cresciuto in una famiglia naturalmente di servitori del Signore, e per 18 anni, crescendo fino all'età di 18 anni, ha ascoltato ogni domenica, ogni settimana la parola di Dio, e lui dice per 18 anni lui ascoltava ma non udiva, ascoltava ma non comprendeva, il suo cuore era ribelle. E poi finalmente un giorno il suo padiglione uditivo ha funzionato, ha compreso finalmente le verità spirituali, si è sottomesso alla parola di Dio, oggi è un pastore che serve Dio per tutta la sua vita. E così la domanda che dobbiamo porci in conclusione di questa parabola è, forse pensando al fatto che hai già ascoltato la parola di Dio molte volte, forse stai leggendo la Bibbia, ma la mia domanda è, hai mai ascoltato veramente parola di Dio? Perché Dio ti considera responsabile di quello che ascolti. Gesù dice chi ha orecchi per udire, oda. Questo è un fatto, chi ha orecchi per udire udrà. Certamente, come ho detto, è un avvertimento, ho parlato di questo, si tratta anche di un avvertimento. Però voglio concludere con una nota positiva a questo invito. Questo è un invito per te che sei qui, un invito a riflettere personalmente sulla tua relazione con Dio, un invito a riflettere su ciò in cui tu credi, hai creduto, su cosa pensi riguardo a Gesù, che cosa pensi riguardo alla sua identità, perché Marco ha scritto questo Vangelo, ti ricordo, per dimostrare che Gesù è il figlio di Dio e affinché tu non dica soltanto, ah sì, è il figlio di Dio, ma affinché tu reagisca di conseguenza, cioè tu ti sottometta a Lui, poiché il figlio di Dio è il Signore ed è anche il Messia e il Salvatore. Il fatto che Gesù è il figlio di Dio richiede una tua risposta di sottomissione alla sua signoria e di fede riguardo al fatto che Lui è l'unico Salvatore. E uno di noi, per esempio, facendo domande, così come hanno fatto i discepoli, che vedremo la prossima volta, domenica prossima, e voglio ricordarti che noi siamo disponibili. Se tu hai delle domande, se tu hai desiderio di comprendere di più che cos'è il Vangelo, noi siamo disponibili, noi siamo qui apposta. Il Signore ci ha mandato qui al Flaminio proprio con questo obiettivo, di rispondere, se possibile, e con l'aiuto di Dio alle tue domande attraverso la parola di Dio. Appunto, offriamo un corso di 5 lezioni a tu per tu dal titolo Che cos'è il Vangelo? E voglio incoraggiarti, se vuoi capire che cos'è il Vangelo, a venire, a fare domande, a partecipare a queste lezioni.
Perché se Dio ha parlato, e noi crediamo fermamente che Lui ha parlato e la Sua parola è questa, Lui si aspetta che noi siamo seri con Lui, che lo ascoltiamo. Un uomo di Dio un giorno ha detto: nessuna verità della Bibbia è mai stata rivelata a una persona pigra. Voglio incoraggiarti a non essere pigro e voglio incoraggiarti a non essere ribelle. Preghiamo.